Io però voglio parlare con i fumatori, me lo consentite? Siete come un programma di Barbara D'Urso? No, nel senso che se tu scegli di guardarlo, te lo godi. Ma se devi subirlo passivamente, è come subire una continua martellata sui testicoli con il martello, quello del gong, impugnato al contrario, in direzione dei maroni. Gong! Scoopi in casa Maggioglio! Gong! Parla Pamela Prati! Gong! Al telefono la sorella di Mark Caltagirone! Gong! Il Ken umano! Gong! 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 Cioè, allora, il vostro è un vizio. Giustamente uno si rilassa e fuma, va bene. Ma quello che si rilassa, per esempio, scaccolandosi, no? Oh, ci sta, ognuno si rilassa a modo suo. Non è che però pretende il posacaccole sul tavolo, che mentre mangi accanto lui con nonchalance si scaccola e mette lì su... Ma è la stessa cosa, chi ha deciso che le posacenere sì e le caccole no? Bambini, voi, i vostri genitori fumano? Fumano? Voi scaccolatevi! Ma chi ha deciso che maleducazione? Scaccola! Prendete il temperino, temperate il dito e trapanate a più non posso! Allora, ve lo dico, guarda che per chi non fuma, mangiare con il fumo che ti arriva in faccia è come per chi fuma che mentre mangi ti arriva una puzza di scorreggia. Ma neanche di scorreggia, di loffa! Sì, quella che non fa rumore, ma si fa sentire. Questa può essere la soluzione, ogni qualvolta fate presente la tavola accanto che state per mangiare e loro vi dicono, ma qui siamo all'aria aperta, non c'è scritto vietato fumare. Allora voi calma, vi alzate, schiena, fate una leggera genuflessione e fate una sequenza mitragliata di loffe che puntualmente lui dirà, ma che schifo, e tu dirai, ah, che c'è scritto vietato scorreggiare qui. La peggiore però è quella donna chic, quella col tailleur, il tacco 18, i capelli tirati indietro col gel, la leccata da vacca, le sopracciglia quelle fatte con l'uniposcar che vanno in alto e poi scendono giù, e la sigaretta fina che la tiene con maniera, no, perché io glielo ho detto a lui e parla in maniera elegante col suo interlocutore che tiene sta sigaretta perché qui c'ha due bolloni e una vite che sto conto, non sta dritto, o sta così o sta così, in questo caso sta così, no, perché io glielo ho detto a lui, ma lì ci sono io che mangio. Lì ci sono io che mangio, sto fumando io sta sigaretta. Perché no, poi gli ho detto... A Trento hanno fatto un'ordinanza comunale, hanno vietato di fumare nei pressi di tutte le scuole. Quindi le mamme che aspettano i bambini non possono farsi l'ultima boccata di aerosol. Stanno uscendo, non lo possono fare. Ad Alghero hanno vietato di fumare in tutti i parchi pubblici. Però si può scorreggiare. Se uno vuole smettere, chiama il numero verde 800 554 088, e lo aiutano. Non sto scherzando. C'è un numero verde che ti aiuta a smettere di fumare. Chi è che vuole smettere di fumare? 800 554 088. Non sto scherzando. Senti. Telefono verde contro il fumo dell'Istituto Superiore di Sanità. Gli operatori sono disponibili da lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16. Vabbè, ora, fumate da 20 anni, ti smetti proprio adesso, ormai se ne parla lunedì. Ti aiutano a smettere, ma sono pur sempre statali, Io non farei mai una battaglia contro il fumo, primo perché non voglio andare a ledere la vostra intelligenza, ognuno è libero di fare quello che vuole e sa cosa è giusto nella sua vita, ma soprattutto perché le sigarette sono di proprietà dei monopoli di Stato. Se tutti smettessero di fumare domani mattina, lo Stato avrebbe un buco economico non quantificabile. Per cui fumate, fate proprio l'abbonamento col tabacchino,
date di Liban, fate un rit bancario ogni settimana, arrivano a casa fumate mattina, sera, notte, giorno, sempre, ma non rompete i testicoli. Sigarette maestre, sono la radio che parla, io che penso che meriti, mamma.